Bene, siamo in diretta. Buonasera gruppo. Venerdì sera un ospite di eccezione, Paolo Ciericola con la scuola di respiro. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti, creature meravigliose. Fantastico. Per chi non conoscesse Paolo, ci siamo conosciuti proprio nell'85-86, quando iniziava questa accademia di respiro, che Paolo faceva le conferenze di questa tecnica nelle librerie di Roma. Paolo, mi piacerebbe che tu ti presentassi un attimo su quello che tu fai. Qualche giorno fa era. sì, cosa sono? Allora, lavoro con il respiro ormai da oltre 35 anni. Il respiro, questa cosa che sembra così conosciuta, ma poi in realtà è veramente sconosciuta per la maggior parte delle persone. Molti parlano di tecniche di respiro, di yoga, questo, quell'altro, che vanno benissimo per la carità, però non sono. Il respiro originario. Io parlo di respiro originario oggi come oggi, a distanza di tanto tempo. Perché il respiro originario? Perché è quello che noi abbiamo nel DNA, ma purtroppo lo perdiamo direttamente alla nascita, proprio per il modo di far nascere i bambini. Questo modo di respirare viene traumatizzato e perso praticamente proprio alla nascita. E quindi l'imprinting che ci portiamo tutta la vita ce lo portiamo nel modo sbagliato. Questo detto molto, molto stringatamente. Non Sì. so, parlando di imprinting, posso fare riferimento all'esperienza che si hanno con le oche. Non so se ne avete sentito parlare, se ne hai sentito parlare anche tu, Francesco. Quando si schiudono le uova delle oche. Qualsiasi cosa si muove lì intorno, che sia un cane, un elefante, una persona, quella è la mamma. Quello si Wow. chiama imprinting e sarà per sempre, per tutta la vita. Infatti ci sono dei documentari di un tizio che ha allevato delle oche e poi per insegnargli a volare ha dovuto imparare a volare col deltaplano per insegnare alle oche a volare, se no lo seguivano a terra praticamente, tanto per dire. E quindi, però le oche sono stupide, sono oche, no? Normalmente e funziona così, ma in realtà questo meccanismo funziona anche per noi e ce lo portiamo dietro tutta la vita. Ragione, perché io ricordo quando ti conobbi e iniziai a respirare, all'epoca c'avevamo degli esercizi, erano due respiri piccoli e uno Erano profondo. quattro respiri, cioè quello dell'esercizio dei 20 Quattro. respiri che siamo. Sì, Mi piace chiamare il poke coffee dell'energia. Vuoi che lo spiego adesso? siamo qui per questo motivo. Allora. Allora, questo esercizio si chiama il poke coffee. Mi piace chiamarlo il poke coffee dell'energia oppure i 20 respiri collegati. Si fanno in questo modo quattro respiri normali, un po' più ampio del normale, direi, se osate, e uno pieno, 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 nel senso che non ce ne va più dentro. Quattro normali, uno pieno, quattro normali, uno pieno, quattro normali, uno pieno. In tutto sono 20 respiri, proprio 20 respiri. Si fanno respirando con il naso, stando con gli occhi chiusi, la schiena dritta non appoggiata allo schienale, le gambe appoggiate, i piedi appoggiati per terra, non, con le gambe non incrociate e le mani appoggiate sulle cosce tranquillamente. E, il respiro c'è una cosa molto importante, che qui c'è una confusione mondiale, a livello mondiale, il respiro parte dal cuore, non dal diaframma. Normalmente si parla del respiro che si fa con la pancia, devi respirare con la pancia. Okay? Da tutte le parti si sente parlare di questo ed è un errore madornale in tutto il mondo, non è soltanto in Italia, proprio in tutto il mondo. Okay? Perché? Dico che è un errore madornale perché manca qualche pezzo. Come la frase che, se ti dico la frase ama il prossimo tuo, punto. Ti sembra completa o manca un pezzo? Manca pezzo. Manca un pezzo, davvero? Quale? Qual è il pezzo che manca? Questo ce lo devi dire anche te, a Lo sai me. pure tu, ama il prossimo tuo, virgola, come te stesso. Certo, E bravo. questo già, è già un miracolo, no? Perché come te stesso, ok? Mentre ci hanno insegnato ad amare gli altri, e te sei l'ultima ruota del carro. Il diaframma è il muscolo del respiro, quello che viene detto.
Punto. Ma anche qui manca un pezzo. Il diaframma è il muscolo del respiro, virgola, più grande del corpo. Non è l'unico muscolo del respiro. Noi abbiamo centinaia di muscoli del respiro qui nel torace, centinaia, e ne usiamo soltanto uno, il diaframma. Quindi facciamo uno sforzo 100% per respirare poi la metà, fra l'altro, per respirare il 50%. Facciamo uno sforzo continuo, 100% di sforzo, se si usa soltanto il diaframma. Se usi tutti i muscoli farai 30% di sforzo, 70% di riposo, perché la natura è generosa. Ok, gli piace fare le cose semplici che funzionano alla grande. Quindi respiro, se lo fai partire dal cuore, oppure prova a immaginare che, oddio, sono partito qualcosa, scusate, stavo facendo una registrazione, ma è finita adesso. Il bello della diretta. Prova a immaginare, hai mai gonfiato un palloncino? Sì. Riesci a gonfiarlo solo sotto, solo sopra, solo a destra, solo a sinistra? Certo. No, lo gonfi a 360 gradi sferici, perché ci abbiamo a che fare con un gas, non con un liquido. Se tu ci metti dell'acqua dentro il palloncino, vedrai che l'acqua va dal basso verso l'alto. Perfetto. Okay? Perfetto. E siccome noi non stiamo in mezzo all'acqua qui, ma siamo immersi in un gas, il gas si espande in tutte le direzioni. Quindi se immagini che il respiro parte dal cuore, si espande in tutte le direzioni, da tutte le parti. E quindi si tratta di imparare a respirare nel modo corretto. Okay? Questo per molte persone sembrerà stranissima questa cosa, perché non è naturale, non è normale. Diciamo che non è normale, perché hai fatto diventare normale una cosa che è innaturale. Okay? E poi parlerò del perché è innaturale respirare nel modo in cui la maggior parte delle persone respirano. Allora, tanto spiego l'esercizio, si fanno 4 respiri, un po' più ampio del normale, come dicevo, uno piano piano. Adesso facciamo vedere i primi 5, poi magari li facciamo tutti insieme, ne facciamo 20, e poi se ci sono commenti, domande, risponderò a tutte le varie domande. Allora, siamo intanto... È un orario un po' anomalo, perché gli impegni ci hanno costretto ad andare in diretta in questo momento. Però certo, c'è una registrazione che poi... Rispondiamo anche in seguito, rispondiamo. Sì, perfetto. Allora, faccio vedere i primi 5 respiri, fermando in questo modo. E così via. È un fluire, è come una ruota che gira, non si ferma mai. Ok. Faccio vedere questo come esempio, questo disegno, che forse rende meglio l'idea. Questo disegno qui, prova a immaginare. Espiro, espirazione, inspiro, espirazione, inspiro, espirazione. È una ruota che gira, non si ferma mai praticamente. Quindi è un continuo, è un fluire. Ma c'è da imparare questo? Sì. Cosa? C'è da imparare. Ma capite? Per le persone che non conoscono il respiro, perché sembra una cosa naturale il respiro, però... È una cosa di una semplicità, la cosa che mi ha fatto innamorare fin dalla prima seduta di respiro che ho fatto è che è talmente semplice che funziona. È di una semplicità mostruosa, è talmente semplice che funziona. E quindi molte persone, ma no, è troppo semplice, no, l'abbandono perché è troppo semplice. Cercano le cose molto più complicate, dove devono metterci la testa, no, devo respirare, devo fare un respiro che dura 3 secondi, poi devo contare 4 secondi, poi devo spingere, cioè, tutta una serie di complicazioni astruse per ottenere un qualche tipo di risultato, che va benissimo se ti diverti così, però la natura non funziona così generalmente, quindi la cosa di cui sto parlando è qualcosa di naturale e che fluisce, come il giorno e la notte, certo. Il giorno e la notte, poi... Ci può stare la tempesta, ci può stare la pioggia, ci può stare le nuvole, ci possono starci tante variazioni, ma la giorno e la notte fluisce sempre. È la stessa cosa, il respiro fluisce sempre. Okay? Scusa, una domanda, nel senso, io ultimamente ho visto uno dei tuoi video e parlavi di attacchi di panico. Certo. Gli attacchi di panico sono determinati da qualche cosa, nel senso anche non respirare rotondo. Avere sempre attacchi,
se vedi qualcuno che soffre, che ha un attacco di panico, di rotondo non c'è niente, ma c'è piuttosto di spinto o di trattenuto. O si trattiene per non sentire o si spinge per non sentire, che sono lo stesso lato della medaglia. Non è che uno sta da una parte e uno sta dall'altra, stanno tutte e due dalla stessa parte. Non voglio vedere, non voglio sentire qualche cosa, per cui o trattengo e blocco il respiro. Infatti la paura, cosa che fa generalmente? Quando prendi un grosso spavento, qual è la prima frase che dici dopo che ti sei ripreso? Sono rimasto? Lì. Pensa? Fiato? Palla? Paura. Bellissimo. Guarda. Quando sbatti in ginocchio su uno spigolo, e tutti i santi poi aiutano la guarigione molto più velocemente, o altrimenti è soffiare, cercare di mandare via il più lontano possibile questa roba invece di fermarsi ed ascoltare cosa sta succedendo. Guarda, in questo periodo di Covid, la paura credo che è un po' generalizzata. Ci hanno lavorato ad hoc, hanno lavorato perfettamente. Infatti, basta guardarsi in giro, tutti quanti con questi cacchio di mascherine, roba, con quello, il bombardamento che c'è stato. Perché poi, se uno va a guardare le statistiche dei morti, come pompano, no? Morti, 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 sono molto meno dell'anno scorso rispetto a certe altre malattie. Per cui, cioè, se non è montata ad hoc questa paura che viene instillata nelle persone ancora oggi, che cosa vogliamo dire? Però non mi interessa parlare di questo, parliamo di fatti concreti. Se respiri, provi delle cose e noti delle cose, le sperimenti, ok? Non so, vogliamo farlo l'esercizio dei 20 respiri, così magari se c'è qualcuno che lo fa insieme a noi, poi se c'ha domande lo fa e poi parlo un po' più approfonditamente degli attacchi di panico o di qualche esperienza con qualche persona, se vuoi. Perfetto, lo facciamo insieme. Ti lascio in primo piano, aiutaci a fare questo respiro fatto bene come esercizio. Vai. Allora, come ho detto prima, quattro respiri un po' più ampio del normale e uno pieno, 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 quattro normali e uno pieno, partendo tutto dal cuore. Prova a immaginare che il centro del respiro è il cuore e si espande in tutte le direzioni. Allora, adesso faremo 20 respiri in tutto, in totale saranno 20 secondi, 30 secondi di tempo, quindi non c'è la scusa di non riesco a farlo, non c'è tempo. Il tempo ce l'abbiamo e proviamo a effettuare questi 20 respiri. Ripeto, gli occhi chiusi, la schiena dritta, non appoggiata, i piedi piantati per terra e le mani appoggiate sulle cosce. Via. E al termine si può rimanere qualche secondo con gli occhi chiusi e ascoltare quello che succede nel nostro corpo, sensazioni piacevoli, spiacevoli, possono essere di tutto, ognuno ha le sue particolari sensazioni perché siamo unici come esseri umani e magari qualcuno quando apre gli occhi vede meglio, vede più luminoso, insomma formicolio nelle mani o un po' di farfalle nello stomaco, insomma ognuno ha le sue brave esperienze. Io mi sento fantastico, Hai anche provato, perché Francesco? sì, l'ho provato insieme a te, è Ci stata sei? un'emozione, sì, è stata un'emozione. Francesco, ti sei imbambolato? No, sto bene, T'ho perso, sto Francesco. bene. No, tu continua a parlare perché sicuramente la rete ci dà qualche problema, però Ho visto. va bene. Io mi sono rilassato ancora di più in questo momento, anche perché io lo esercito già da parecchio tempo, però quando io sto con il maestro, c'ha un'energia, poi la tua voce è stampata dentro di me, capito? Nel senso, per il pubblico, vai. Ti manderò anche il santino. Grazie.
Se lo metti sul comodino. Allora, San Paolo. Sulla descrizione del video, per chi ne vorrebbe sapere di più, abbiamo un sito scuoladirespiro.org per vedere più approfondimenti di Paolo, per chi è interessato, sì. Naturalmente. E, c'è un sacco di materiale. Sì, lo so, cioè, veramente, io credo che tu fai video non so da quanti anni, tantissimi. Sì, su YouTube ci sono, non so quanti video, una settantina, 80, qualcosa. Sì, guarda, però è proprio una quasi un'università dei video per seguire la tua disciplina, ma poi hai tante branche della tua disciplina, hai il respiro in acqua calda che noi una volta avevamo organizzato, credo a Ischia, un seminario. Come va con adesso le piscine? Fra poco bisogna... Ma adesso è saltato tutto perché grazie a questo bel lavoro di cui abbiamo parlato prima, cioè, ci sono tutti i punti interrogativi aperti, quindi non so l'estate come si farà, se non lo so, perché dove vado di solito mi hanno già bloccato dall'inizio dell'anno a data da destinarsi, quindi non ho programmi attualmente in corso, dovrò aggiornarmi, dovrò vedere con queste persone che mi ospitano. E invece, sì. Tu adesso fai seminari individuali, online, privati? Io adesso sto lavorando, ho rimesso in piedi una cosa che già anni fa avevo provato a fare, solo che anni fa non c'era ancora la tecnologia che me lo permetteva di fare. Sto facendo sedute individuali online invece che in studio a Roma e a Parma. Lo faccio online, quindi posso lavorare con una persona dovunque si trovi, in tutta Italia. E di gruppo sto progettando un incontro particolare, speciale, con 5 incontri di gruppo che metterò in onda a breve, quindi rimanete sintonizzati se vi interessa di fare questa esperienza. E è tutto da sperimentare adesso, quindi anche di gruppo lo devo fare, devo sperimentare se è possibile lavorarci o meno, o se è soltanto un'idea, ma insomma, se la tecnologia permette, come in questo momento, forse ci riusciamo. E guarda, anche... era impensabile farsi una chiacchierata così, sì. il mondo è cambiato, ci siamo adeguati già da un po' di tempo, però adesso anche io nel mio negozio di parrucchieria faccio consulenze online prima di fare i capelli, per accorciare i tempi, perché non abbiamo l'opportunità di fare più clienti come prima, farli in di meno, più di qualità, e allora posso fare delle consulenze online prima di fare un lavoro, e credo anche che stai andando su questa strada, giusto? Sì, diciamo che per certi versi è inevitabile, anche se poi comunque il contatto fisico con la persona è un fattore in più, ok? Perché soprattutto qui con il respiro, nel senso, io ho bisogno di vedere la persona e in certi momenti anche di toccarla, se vai in uno stato di va in memoria, per così dire, tocca una situazione particolare, un conto è averci la persona a fianco, un conto è essere a distanza. Riesco a farlo lo stesso, però insomma, l'essere pelle, vicino, il contatto è... La pelle è pelle. Certo, no, esattamente. La pelle, nel senso, quando sì, io sì. Mi faccio fare lo shiatsu da uno dei miei terapeuti, abbassa un dito e già risento tutto quello che ho fatto prima, per te. Mi si attiva qualche sì. cosa e c'è una memoria, ma non è di testa, è proprio di corpo. No, è di corpo, sì, è di anima, è di anima anche. L'anima è il pilota di questa meravigliosa Ferrari modello unico che ognuno di noi si è comprato dal concessionario divino. Tu c'hai la tua, io c'ho la mia. Madonna, quanto è bella questa, a me piace, t'hanno consegnato. A proposito, dovevo spiegare come abbiamo imparato a respirare per comprendere certi concetti che dicevo prima, per chi non conosce, per chi non lo sa. E, come dicevo, abbiamo comprato la nostra
Ferrari meravigliosa dal concessionario di vino e ci hanno dato 9 mesi per creare questa Ferrari meravigliosa. E abbiamo la nostra officina personalizzata, la pancia della mamma ovviamente, no? Quindi per 9 mesi noi siamo stati collegati nella pancia della mamma con l'ombelico, tramite l'ombelico, e siamo stati alimentati e ossigenati tramite il cordone ombelicale, ok? Per 9 mesi noi non abbiamo respirato con i nostri polmoni, anche perché eravamo in un ambiente liquido, eravamo in mezzo all'acqua, non potevamo fare questo scambio gassoso che c'è adesso. Passati 9 mesi è ora di uscire dall'officina e quindi si passa attraverso quel famoso check-out, che serve a fare questo sforzo e poi a fare questo. Di questo nessuno ne parla. Serve a fare questo, compressione fisico-meccanica del torace, come quando si strizza una bottiglia di plastica, e come si libera, si riapre, e quindi noi lì facciamo il nostro primo respiro vero e proprio con i nostri polmoni in autonomia. Però intorno abbiamo il comitato accoglienza, come dicevo prima, chi ci ha accolto non capisce molto bene come funziona la natura, e la prima cosa che sono abituati a fare questi bravi ragazzi è che chiudono il cordone, tagliano, lavano, pesano, fanno tutte le varie cose che stanno a fare, perché è la prassi, ma nessuno considera che questo tizio appena arrivato magari non sta respirando, perché oddio che roba è questa, c'è tutto questo sconvolgimento. E quindi se tu non respiri e qui sotto non arriva più, dall'ombelico non arriva più rifornimento, cosa che può succedere da lì a breve? A molto breve. Potresti morire? Ok, e cacchio, sono appena nato. Oddio, di qua è troppo forte, di là è troppo forte, la maggior parte delle persone respira lo stretto necessario per sopravvivere. Proprio lo stretto necessario, sopravvivere. Poi ci sono quelli più coraggiosi, tipo Arnold, adesso ti faccio vedere io. In realtà hanno molta più paura degli altri e quindi trattengono il respiro molto più a lungo, diventano cianotici. Chi sta intorno si spaventa perché comunque, cavolo, questo ci muore. E comunque tutta questa storia qui del parto, della gravidanza, tocca la loro memoria della loro nascita, non lo sanno, ma tocca la loro memoria, e quindi si devono sbrigare a fare, cavolo, questo ci muore, allora viene preso per i piedi, viene scolacciato, messo dentro l'acqua fredda, dentro l'acqua calda, le punture, per farlo respirare. E prova a immaginare se adesso ti prendo per i piedi, ti metto a testa in giù e ti sculaccio. Piango. Cosa mi dirai? Piango. Come piangi? Allora, non te mi dici, Paolo, dammi una cosa che mi piace un casino. E questo è l'imprinting. Come le fondamenta su cui abbiamo costruito casa. Guarda, vi faccio vedere un altro disegno per vai, rendere vai meglio l'idea. Queste sono le fondamenta della casa, ok? Casa, una baracca tremolante qui sopra, ok? E c'è un'altra cosa che la maggior parte delle persone non sa, e neanche dei medici lo sanno, e quelli che lo sanno non si sa perché stanno zitti, è che quando ti tagliano il cordone ombelicale, ben il 30%, 30-35% del tuo sangue rimane nel cordone ombelicale e nella placenta. E questo a livello biologico, non psicologico, a livello animale, a livello biologico, a livello della vita, tu stai morendo dissanguato, stai morendo senza respiro, stai morendo dissanguato, ti pigliano schiaffi, benvenuto sul pianeta Terra, creatura meravigliosa. E questo è l'essere umano che ci abbiamo su questo pianeta, in questo mondo. Ma quale sarebbe... da un bel po' di tempo ormai. Quale sarebbe il miglior modo ti ho perso, Francesco? Eccolo, allora vediamo un attimo se andiamo. Eccoci, mi senti? Qual era la domanda? Allora, la domanda sarebbe: qual è il miglior modo di nascere? Perché io credo che quando uno nasce, sto cordone ombelicale viene tagliato molto rapidamente. Anticamente non era così. Non era così. Allora, c'è un modo di nascere che è completamente diverso, che è quello naturale, ok? Non normale. È quello che abbiamo oggi è diventato normale perché è la prassi, ma non è naturale. Molti parlano di parto naturale, ma di naturale non c'ha proprio niente.
perché questo non è naturale, quello che ho descritto, non c'è niente di naturale. Il modo naturale è completamente diverso, nel senso che, allora, 9 mesi dentro la pancia della mamma, i passaggi sono gli stessi, come fai il primo respiro, ok, ma la cosa che succede in un parto di questo genere, che si chiama Lotus Birth, fra l'altro, è stato concepito da degli australiani 35 anni fa, più o meno quando ho cominciato il lavoro con il respiro, e adesso in giro per il mondo ci sono adulti che sono nati in questo modo e sono completamente diversi, i bambini che nascono in questo modo sono completamente diversi. Praticamente quando il bambino viene fuori, il cordone ombelicale si lascia attaccato a questo benedetto bambino, e nel frattempo lui ha tutto il tempo di imparare a respirare correttamente, anche se ha paura, magari trattiene il respiro, qui dal cordone continua a arrivare ossigenazione, e quindi si può permettere anche il lusso di trattenere il respiro per un po' di tempo. E dopodiché quello che comincerà a fare sarà un respiro continuo, senza pause, come dicevamo prima. Perfetto. Poi, quando questo avviene, dopo che questo è avvenuto, praticamente fra la mamma e il figlio succede che c'è uno scambio di ormoni, che c'è un ginecologo francese che si chiama Michel Audin, che lui lo chiama il cocktail d'amore tra madre e figlio, che praticamente serve a fare succedere tutta una serie di cose, a rendere più tranquilla la mamma, a rendere più tranquillo il figlio, a far sì che poi la placenta, una volta che tutto è a posto, che il bambino si è riportato a casa e il suo sangue comincia a staccarsi dalla pancia della mamma, si stacca naturalmente, non viene strappata come viene normalmente dalla pancia della mamma, viene tirata via, no, si stacca naturalmente e fuoriesce come è fuoriuscito il bambino. E se la placenta e il cordone rimangono attaccati al bambino, dopo averla magari sciacquata un attimino, pulita un attimino, dai 3 agli 8 giorni massimo, si asciuga tutto, il bambino si stacca il cordone ombelicale da solo, oppure nel movimento del bambino si stacca da solo. E il bambino che nasce in questo modo è tutto un altro mondo, non piange, non si ammala, sta lì con gli occhi aperti, è curioso, sorride, ride, cosa che normalmente i bambini devono piangere perché così si ampliano i polmoni. Ma sto zitto, non dico niente perché altrimenti bestemmio. Sul tuo canale YouTube abbiamo oltre 70 video dove credo che spiegherai anche queste cose qua. Sì, c'è anche questo, più volte l'ho Sì, spiegato. E dico anche, molto spesso dico anche che se i bambini appena nati normalmente potessero parlare appena nati, gli scaricatori di porto che hanno la fama di bestemmiare come scaricatori di porto sarebbero delle bambine ben educate al confronto. fantastico. Ok, e quindi si tratta di cambiare proprio completamente il modo di far nascere le persone, ma per fare questo bisogna fare una crescita personale, sia del padre sia della madre, prima della gravidanza. Infatti faccio, per chi vuole, preparazione alla gravidanza e poi preparazione al parto, ma non come molta gente mi chiama al 9° mese, all'ottavo mese e mezzo, vorrei fare preparazione al parto. C'è un lavorone da fare dietro che non immaginano, non è possibile. È un percorso da fare. Un percorso, esattamente, è un percorso, anche perché inevitabilmente, ma questo vale per la donna, ma vale anche per l'uomo, né più né meno, quando arriva un bambino, un bambino, insomma, un essere, un piccolo essere, ti mette in moto le tue memorie legate alla tua nascita, che tu lo sappia o no, e quindi tutte le tue paure si mettono in moto inevitabilmente. Perché c'è tutto questo affannamento dietro la gravidanza, tutti questi ipercontrolli di tutto e di più continuamente, senza lasciare in pace questo bambino dentro la pancia della mamma e senza lasciare in pace neanche la mamma? Perché tutti hanno paura, i medici hanno paura. E mettono paura le mamme, e le mamme hanno paura, non sanno a chi cavolo rivolgersi per stare tranquille, non fanno affidamento su di sé. E infatti quello che dicevi tu è un percorso di crescita personale, perché è di te che ti devi fidare, del tuo Guarda, sentito. Questo vale per la mamma e vale per il papà, né più né meno. sì, io credo E poi. che in questo periodo dove abbiamo potuto rimeditare
su quello che è il modo di vivere, io credo nasceranno le nuove consapevolezze in questa era dell'amore. Perché me lo auguro. Anche io, nel senso, io ci credo, è un percorso che stiamo facendo da tanti anni insieme, e quando l'uomo prenderà consapevolezza che si può vivere felici e in serenità con piccole cose, che è anche questo di ricordarsi di respirare e non stare in apnea, per esempio. Gli imprenditori che devono arrivare, che devono fare, sempre senza fiato, sempre con... Quando invece... Ti ho perso, Francesco. Quando... vediamo un po', mi senti? Perfetto. Ogni tanto, oggi non so. È venerdì e la rete ci fa degli scherzi. Mi senti? Non so, qui sta anche piovendo, fra l'altro. Adesso ti sento, sì. Ecco, perfetto. Qualche volta ci perdiamo, però credo che stiamo facendo un discorso che è un po' lungo, ma che si possa capire che dobbiamo imparare anche a respirare bene per risolvere le problematiche personali. Da dove si può iniziare? Perché se non respiriamo, in pochissimo moriamo, no? Che è la cosa più fondamentale della vita. Mi stai ascoltando? Sì, esatto, è così fondamentale che nessuno lo considera, però. Che cosa ci consigli per acquistare un po' di consapevolezza nel respiro per le persone che non hanno mai fatto questo o non ci hanno pensato da questo punto di vista? Ho perso la prima parte, Francesco, non ho capito. Allora, ripeto, che cosa diresti te a quelle persone che non hanno mai pensato che il respiro è fondamentale? Di sperimentare che cosa significa veramente il respiro, oppure di smettere di respirare per rendersi conto quanto tempo resistono, perché quella è la cosa più evidente, quanto tempo riesci a stare senza respiro, okay? Che poi stai respirando, la maggior parte delle persone respira veramente poco e con molte pause in mezzo, fra l'altro, nel momento in cui, soltanto con l'esercizio dei 20 respiri, molta gente dice wow, ma che meraviglia, soltanto 20 respiri, pensa se respiri pienamente per un'ora o tutto il giorno. Quello che sto cercando di fare è di far riportare il corpo a respirare 24 ore, non è una tecnica di respiro, lo ribadisco, non è una tecnica che ho inventato io o qualcun altro. La natura ha impiegato milioni di anni per arrivare a questo punto. E questa cosa funziona 24 ore al giorno, se fatta bene. Se fatta male, purtroppo le conseguenze sono quelle che sono. Esatto. Dalle malattie, al mal di testa, ai dolori vari, agli attacchi di panico, come dicevamo prima, tantissime, su tantissimi fronti. Sì, sì. Bene. Senti, allora, abbiamo parlato per una mezz'oretta, così, per farti conoscere qui in Concept Group Life. Io spero di ridisturbarti nuovamente per altri interventi. Al limite andremo su qualche intervento un po' più specifico. Ricordo al nostro pubblico che gli indirizzi li potrete trovare sulla descrizione di Paolo Cericola di Scuola di Respiro. Personalmente mi ha fatto molto piacere, perché fisicamente non ci vediamo da un annetto. Speriamo che adesso, fra poco, verrò a uno dei tuoi corsi, che sono molto interessato al respiro in acqua calda. Speriamo bene di riuscire a rimetterlo in piedi. Di organizzare, e cercheremo qui con tutto i nostri utenti del gruppo, che cominciano ad essere numerosi, e anche dei canali YouTube. Se c'è interesse, magari se prima lo sappiamo,
E prima posso contattare l'albergatore per vedere se mi dà uno spazio, sempre se hanno aperto le porte, perché non so se a Ischia si possa ancora andare o meno. Eh sì, Perché a me mi è rimasto qua Ischia. Io ci anche voglio a me. andare con te e fare questo seminario in acqua calda di rebirthing, respirazione consapevole o respiro Diciamo rigenerativo. che non si chiama rebirthing, quello che facciamo è coccoloterapia in acqua calda, perché c'è stata un po' di evoluzione nel frattempo. Il rebirthing è Certo. rimasto all'aereo dei fratelli Wright. Io sono, ho iniziato con quel tipo di percorso, ti ho seguito nei tuoi canali, però mi manca questa esperienza che vorrei viverla insieme a te e caldamente consigliato alle persone che vogliono iniziare un'esperienza in acqua calda, di respiro consapevole. Sarà meraviglioso. Ma avremo occasione poi nelle prossime puntate di rinvitarti qui alla trasmissione e organizzarci a tempo debito quando ci sarà un po' più di spazio per fare queste cose. Benissimo. Concludendo, un buon proseguimento. So che sei impegnatissimo, ti lascio al tuo lavoro e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Francesco e ciao creature meravigliose. Ciao, ciao.